Ah, però l'anno scorso a San Siro perdevano, hanno ribaltato la partita. Ma e Stiamo quel Milan attenti, era quel Milan che cominciava a stupire, era quel Milan che cominciava ad affermarsi, e poi dopo quella partita che da 0-2 fanno 4-2, Bonucci hanno sbagliato un fatto. E quello che ti voglio dire è che la Juve in condizioni di ripresa, di richiamo e di ferocia, devi saperla battere, ragazzi, e devi meritartelo. E non puoi concedere delle percentuali. Aspetta, gioco l'80%, no, 110%. Io non vedo l'ora di fare la prossima Bobo TV dopo quella partita là. Quella è bella, mercoledì è bella. Scusa, Che posso bello. dire che Milan. No, Lele, ti immagini tripletta di Dybala, Antonio? Molto. No, sto scherzando. ma Dybala ha già deciso delle partite Milan-Juve, ma che c'entra? Può anche farlo. No, Perché non sto scherzando. non c'è problema. L'idea mia non cambia. Per Lo me so, lo so. cambia sull'idea che ho. Per me, se io devo prendere in una squadra Ilicic o Dybala, prendo Ilicic sempre. È un Come me Lukaku, lo prendo su tutti. Per me è uguale, ognuno la pensa a modo proprio. Io ho da imparare da Lele, ma ragazzi, ma scherzi, non è È che il bello del calcio. Lele, io quello che lui dice, io l'ascolto. Io ho cambiato idea su Dybala, pensavo fosse un giocatore normale. Lui mi ha fatto capire delle sfumature. Ho detto che okay, è un grande giocatore, però c'è qualcosa che manca. Assolutamente, infatti, la bellezza dell'analisi, del dibattito non è la diversità d'opinione, ma la qualità del dibattito. Perfetto. La diversità Allora, d'opinione deve esserci.